Eder. Mech. Pallister. Ginocchio-Clitin, padre di Giulia, ha espresso la sua fiducia nel sistema giudiziario durante una pausa del processo tenuto presso la Corte d'Assise di Venezia. Il caso vede come imputato Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia, accusato del suo omicidio. Clitin ha dichiarato di non desiderare vendette né trattamenti di favore, confidando che i giudici prenderanno la decisione più giusta. Ha sottolineato la sua piena fiducia nelle istituzioni, affermando che la pena comminata sarà quella corretta. Durante il suo intervento, Clitin ha condiviso il suo dolore, spiegando che la presenza in aula rinnova la sua sofferenza e che ogni giorno è segnato dal pensiero della figlia. Ha descritto la sua partecipazione al processo come un atto dovuto e di rispetto nei confronti della Corte, riservandosi di decidere in futuro se continuare a essere presente. Ha auspicato che il processo si svolga in maniera equa e giusta. Riguardo a un eventuale confronto con Turetta, Clitin ha affermato di non temerlo, poiché il danno è ormai irreversibile. Ha sottolineato che la decisione di Turetta di essere presente o meno in aula è una scelta personale, che non spetta a lui giudicare. Ha concluso affermando di non avere nulla da dire direttamente all'imputato. In merito alle questioni legali, Ginocchio Clitin, rappresentato dall'avvocato Stefano Tigani, ha presentato una richiesta di costituzione di parte civile chiedendo un risarcimento di circa 1 milione di euro. La Corte d'Assise di Venezia ha accolto la costituzione di parte civile solo per i familiari di Giulia, il padre Gino, i fratelli Elena e Davide, lo zio Alessio e la nonna Carla Gatto. Sono state invece respinte le richieste di costituzione di parte civile di altre entità, tra cui 4 associazioni nazionali contro la violenza di genere, l'ente Penelope, che si occupa di persone scomparse, e i comuni di Fosso e Vigonovo, luoghi legati alla vita e alla tragica morte della giovane studentessa. La Corte non ha riscontrato un danno diretto per questi soggetti in relazione all'omicidio di Giulia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.